Oggi, ovviamente, Saturno. Allora, massa quasi 100 volte quella della Terra, quindi siamo nell'ordine di 26 kg. Il raggio però è solo 10 volte quella terrestre, quindi quasi 60.000 km di raggio. Ovviamente del pianeta, poi gli anelli sono spropositamente lunghi. E adesso ne parliamo. E quindi l'accensione di gravità è praticamente 9 metri al secondo quadrato, non è che sia così strana, anzi è curioso che sia comunque più bassa di quella della Terra, cioè non curioso che è il pianeta meno denso di tutti, vabbè. Poi la temperatura si aggira tra i 1980 e i 1940 Celsius, bellissimo, e siamo a 10 volte circa la distanza Terra-Luna, 9,5. Il periodo di rivoluzione, dato che è così distante, è di 29 anni, quindi ricordiamo che allora, il periodo di rivoluzione di Giove era 12 anni, il periodo di Marte era 700 giorni, la Terra 365 giorni, Venere 200 e Mercurio 82 giorni, quindi è leggi di che ve lo valgono ancora. Però gira su di sé molto velocemente, un giorno dura soltanto 10 ore terrestri. Qua è difficile parlare di lune, dato che è pieno di corpi che ruotano. Giove e Saturno fanno da scudo, perché hanno dei sistemi di satelliti talmente grossi, hanno una massa talmente grossa, che quando un pianeta nano, una cometa, incontra il sistema solare, perché è attratta dal Sole, mentre si avvicina al Sole ci sono questi due giganti gassosi che si risucchiano. Quindi, per esempio, questa è una prima ipotesi di perché ci siano gli anelli. Magari era una cometa, magari era un pianeta che è stato acchiappato dalla gravità di Saturno ed è stato disintegrato. Comunque, lune abbastanza grosse e contabili sono 82, e tra cui per esempio Titano, cioè una luna enorme, Titano è più grande di Mercurio, è talmente grande che ha un'atmosfera che Mercurio non ha, e c'è anche un'altra atmosfera che si chiama Rea. E poi gli anelli sono estremamente lunghi, quindi sono larghi sui 400.000 km, ma sono spessi 10 metri, cioè sono uno strato, no, di estremamente poco spesso. E dato che il pianeta ruota, noi ogni 15 anni li vediamo di taglio, quindi è come dire una mano di taglio a una distanza di 8 unità astronomiche, ecco, non li vediamo. Noi ogni 15 anni non li vediamo perché sono di taglio. E poi sembra rotondo, ma in realtà è molto schiacciato. Le cose che rotano molto velocemente tendono a schiacciarsi oppure, come volete vederla, ad allargarsi i pori. Anche la Terra non è sferica, qua stiamo parlando su altri livelli. C'è acqua su Saturno? Yes. Piove acqua su Saturno? No. Piove elio. E come su Giove, vedete, ci sono delle bande longitudinali dove gli eventi fortissimi scorrono, e c'è sempre una tempesta, come su Giove c'è la grande macchia rossa, solo che è molto più piccola, ha un diametro di 8.000 km, che viene chiamata la tempesta dragone. E gli anelli, per esempio, c'è un anello in particolare, che si chiama anello di Febe, che è il più esteso, tra i più estesi, ma non è che finiscono qua, no? Loro continuano. Questo anello di Febe è visibile soltanto a raggi infrarossi. I nomi delle lune, come per esempio Titano e Rea, no? Sono presi dai titani greci. Però non esistono tanto due titani. Quindi quando gli astronomi hanno finito i nomi della mitologia greca, li hanno presi dalla mitologia norrena. Quindi sono i giganti di ghiaccio di Thor e Loki. Oppure dalle divinità celtiche, oppure dalla mitologia Inuit. Saturno, comunque, dato che siamo sempre nella mitologia, è l'equivalente di Cronos per i greci. Cronos, la storia del falcetto, sapete che in pratica ha un falcetto di diamanti con cui 100 dei genitali tagliati, dico soltanto, va bene. Poi i babilonesi c'entrano sempre, io lo chiamavo Ninurta, e vorrei fare un piccolo approfondimento su una delle lune.
Questa, non so se sia una foto o una ricostruzione, però sono tutte uguali quelle che ho beccato, quindi probabilmente è una foto. Questa è Encelado. Encelado è uno dei giganti ghiacciati e infatti è composto di ghiaccio. Questo qua, voi che vedete, è estremamente bianco, effettivamente è luce riflessa su ghiaccio bianco ed è il sesto satellite di Saturno per grandezza e ha un albedo, ossia la percentuale di luce che ci va a battere contro e viene riflessa è del 99,9% e è pieno di acqua e di geyser. Come facciamo a saperlo? Perché è pieno di eruzioni attive. Guardate, noi riusciamo a vedere dei geyser che escono dalla superficie e che gli fanno fare queste cose qua. Ma quindi è solo ghiaccio? No. C'è anche acqua, in particolare c'è una crosta molto spessa di ghiaccio e poi c'è un oceano di 50 km di profondità di acqua. Come facciamo a saperlo? A causa di un fenomeno chiamato librazione. Ok, immaginate un pianeta ormale è una palla da bowling, quindi è un blocco bello compatto, quando tu lo fai ruotare, ruota tutto insieme. Mentre immaginate di mettere all'interno di una palla da bowling chiusa senza i tre buchi per le mani, ok, dell'acqua e poi una sferetta che rimane esattamente al centro, no? Quando poi fate ruotare la palla da bowling, ruoterà anche l'acqua in modo un po' confuso e quindi magari ruoterà anche la palletta al centro, ma non è che ruota con la stessa velocità. Non sono collegate, c'è un po' di attrito viscoso, ma fa un po' schifo. Quindi noi ci aspettiamo che un pianeta, un satellite abbia una rotazione sincrona. Questo ce lo aspettiamo perché, per esempio, la Luna ci dà sempre la stessa faccia. Fobo e Deimos, i due satelliti di Marte, sono sempre a rotazione sincrona con Marte. Questo è perché le forze di Maria obbligano i satelliti tendenzialmente a dare sempre la stessa faccia al loro pianeta. Ma invece Encelado se ne fotte. E quindi probabilmente il nucleo all'interno è in rotazione sincrona, ma la crosta superficiale, che non è collegata al nucleo perché deve esserci uno strato di acqua, fa quello che vuole e poi non solo si gonfia, si abbassa, ci sono dei geyser che sputano fuori acqua. E quindi secondo me, anche se la temperatura media è sui meno 200 gradi, è il luogo in cui potremmo andare a cercare forme di vita. Perché ci sono le condizioni ottimali. Sappiamo che c'è acqua, sappiamo che c'è la temperatura giusta, perché abbiamo visto che esistono forme di vita che vivono in profondità negli oceani, vicino ai pillow vulcanici. Quindi, ok. E le foto, queste qua, sono fatte da Hubble, ma ovviamente c'è la famosissima sonda Cassini, che noi l'abbiamo inviata puntando a Saturno. Lei ha fatto foto, ha fatto foto, ha fatto foto fino al 2017. Poi è talmente vicina che si è schiantata. Quindi abbiamo 2 tonnellate di sonda spiaccicata qua. Vabbè, 2 tonnellate su 10 alla 26 kg, se ne frega. Simbolo astronomico, Saturno è questa sorta di H tagliata, quindi costante di Planck tagliata, diciamo che è una stilizzazione della falce di Saturno.